schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Vi porto un altro glitch dei soldi per tutti coloro che non hanno il palazzo del CEO ma hanno la clubhouse. Allora, per fare questo glitch giustamente avete bisogno di un amico, stare in sessione privata e la clubhouse. Questo glitch lo potranno fare tutti quelli che non hanno il pallino azzurro quando gli compare, quando gli diciamo avete un amico in garage, insomma. Quindi quelle persone facciano questo glitch, gli altri, c'è un altro glitch sul canale che ho portato ieri. Allora, a questo punto ragazzi, come avete visto, dovete avere il garage pieno ovviamente e dovete avere una moto che volete duplicare, la moto che vale di più nelle modifiche. Non andate a scegliere la Shotaro e cazzate varie, perché la Shotaro non vale un cazzo nelle modifiche, ve lo dico in anticipo, così evitate di fare domande così alla cazzo, insomma ragazzi. Quindi dovete prendere una moto che vi dà tanti soldi quando è modificata. Per esempio quella che ho io è buona, poi ce n'è anche un'altra, non mi ricordo quale cazzo è, però usate anche quella. A questo punto, quando avete questi requisiti ragazzi, che cosa dovete fare? Vi dovete ubriacare. Anche qui ultimamente girano i glitch di imbriaconi. E adesso ragazzi io vi faccio vedere il movimento che dovrete compiere dopo, ok? Non adesso. Allora, il movimento che andrete a compiere dopo sarà questo, di scambiare la prima con la seconda e la seconda con la terza, ragazzi, ok? Dovete compiere questo movimento, quello che vi ho appena fatto vedere. Quindi a questo punto ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Io rimetto tutto a posto e vado ad invitare il mio amico in garage. Come nel glitch del CEO, il nostro amico non accetterà, noi entriamo sulla lista dei veicoli ed andremo ad unirci al nostro amico. Andiamo su giocatori, andiamo ad unirci al nostro amico che ci sta aiutando, ci uniamo direttamente perché tanto comunque la sessione è privata, quindi non ci farà unire. Avremo questi due messaggi e poi ritorneremo automaticamente nel codice e qui facciamo lo scambio, la prima con la seconda e la seconda con la terza, ragazzi. Quindi quando andremo a scambiare la seconda con la terza, il nostro amico andrà ad accettare il messaggio di entrare nella clubhouse, come nel glitch del CEO, insomma ragazzi è abbastanza semplice. Quindi andiamo a fare il passaggio. Quindi come ho già detto ragazzi, ve lo ripeto ancora, la prima con la seconda e la seconda con la terza, ok? Quindi possiamo partire nel fare il glitch ragazzi. A questo punto il nostro amico si posizionerà sul telefono e andrà comunque ad accettare il messaggio, prima con la seconda, seconda con la terza. Ragazzi, ci troveremo spawnati fuori dalla clubhouse e una volta che saremo spawnati fuori dalla clubhouse, che cosa dovremo fare? Aprire il telefono e andare a comprare una faggio. Ragazzi, dobbiamo semplicemente comprare una faggio. A me mi ha spawnato qui sul tetto, però insomma non è importante. Andremo a comprare una faggio e l'andremo a sostituire con quella che è al terzo posto in questo caso, insomma. Adesso vedete nella lista che cosa faccio io e rifatelo tutto quanto paro paro ragazzi, almeno state sicuri che non vi sbagliate, ok? Quindi andiamo, ordina per prezzo, compriamo una faggio e andiamo a sostituirla ragazzi. Andiamo nella clubhouse
e andiamo a sostituirla con la Faggio, che si trova al terzo posto, ragazzi. Perché comunque al secondo posto abbiamo la moto, anche se il nostro amico la moto la vedrà al terzo posto. Noi al secondo posto vedremo la moto nella lista del meccanico. A questo punto, ragazzi, dovete aspettare che vi arriva la, diciamo, il messaggio che vi dice che la moto è stata consegnata, o comunque il vespino del cazzo è stato consegnato. E quando il vespino sarà consegnato, potrete entrare tranquillamente in garage e prendete la vostra moto e andate dentro l'officina e cambiate o la targa, se ce l'avete, oppure in caso le moto non avessero una targa, cambiate, non so, i fari, cambiate qualcosa. L'importante è che cambiate qualcosa, ragazzi, ok? Una volta che avete cambiato qualcosa, avrete la moto duplicata. A questo punto vi basterà ripetere il glitch e avrete il vostro garage della clubhouse pieno di moto, ragazzi. Detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like che mi supportate, così mi stimolate pure a fare altri video di glitch, e vi lascio al resto del video. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.